In apertura abbiamo parlato di scuole e abbiamo parlato anche dei test sierologici a cui si stanno sottoponendo i docenti in Abruzzo e anche i primi casi, purtroppo, di positività. Scuola, che è l'argomento centrale di fine agosto, ma direi del mese di settembre. Allora noi andiamo a Pescara, dove vedo in collegamento, gli do il buon pomeriggio a Paolo Renzetti, per parlare di scuola, ma di scuole paritarie, che poi in realtà hanno gli stessi di fatto obblighi dal punto di vista delle restrizioni, delle procedure anti-Covid. Buon pomeriggio, Paolo. Esattamente, grazie Jacopo, un saluto ai nostri telespettatori, grazie della linea. Siamo qui a Pescara, siamo proprio nel piazzale esterno dell'Istituto Mecenate di Pescara, siamo con il direttore scolastico, il professor Rosario Sgroi. Grazie professore per aver accettato Buongiorno. il nostro invito. Diceva da studio il collega Jacopo Forcella, insomma ci si avvicina all'avvio dell'anno scolastico, insomma ci sono degli obblighi di legge per quanto riguarda questa emergenza sanitaria, questi protocolli, e come tutte le scuole del paese state lavorando per farvi trovare pronti il 14 settembre? Sì, diciamo che la normativa attualmente è in divenire, quindi le scuole ci stiamo attrezzando per poter organizzare gli spazi e la sicurezza dei nostri ragazzi. E ad oggi l'Istituto Mecenate ha organizzato già sostanzialmente tutte le attività e quindi è pronta per partire. Io dico, potremmo dire banalmente, l'Istituto Mecenate è già pronto perché gli spazi sono adeguati, abbiamo già individuato tutte le procedure affinché si possa avere una sanificazione semplice e immediata subito dopo le attività scolastiche. Abbiamo predisposto, come vedete, anche dei dispositivi di protezione utili, insomma, a garantire un certo distanziamento. Quindi i nostri professori stanno lavorando già affinché si possa, nel caso in cui ci dovesse essere un lockdown, si possa comunque lavorare bene. Quindi, mentre le scuole statali in questo momento ancora sono alla ricerca di spazi o di come dire, nuove strutture o dei banchi singoli, piuttosto, per quanto ci riguarda, noi siamo pronti. Tra l'altro, professore, voi avete già iniziato alcune attività che sono in corso, dunque il Mecenate è già al lavoro per il nuovo anno Sì, scolastico. l'Istituto Mecenate ha lavorato tutta l'estate, sono stati svolti gli esami di Stato per i candidati interni, si svolgeranno a breve per i candidati privatisti e abbiamo tutto il programma di garanzia giovani con i corsi di formazione finanziati che si stanno svolgendo regolarmente e quindi da questo punto di vista anche i laboratori sono stati attrezzati affinché si potesse lavorare serenamente. Alcune aule sono state anche ingrandite in modo da aumentare i metri quadri a disposizione per ogni alunno e quindi sì, in questi mesi non ci siamo riposati. Professore, questa emergenza sanitaria ovviamente fa sì che il prossimo, ormai imminente anno scolastico, sia un anno scolastico diverso da tutti gli altri, sarà un anno scolastico particolare. Tra l'altro si riprende dopo diversi mesi di chiusura, dal marzo scorso. Insomma, cosa vi aspettate? Qual è il vostro auspicio, la vostra speranza? Beh, il nostro auspicio è chiaramente che le lezioni possano riprendere regolarmente e che l'anno scolastico si conduca serenamente senza difficoltà particolari. E questo credo sia l'auspicio di tutte le scuole d'Italia. E questo non significa che non dobbiamo essere pronti con altre attività o con altre opzioni che possono favorire comunque lo svolgimento delle attività. Noi ci siamo comunque dotati di una piattaforma per una formazione asincrona e sincrona. Ricordo che noi 3 giorni dopo il lockdown abbiamo avviato tutte le attività con la DAD senza alcuna difficoltà. Quindi io spero che si conduca tutto normalmente, ma nel caso in cui, malauguratamente, qualche attività dovesse risentirne o insomma il governo dovesse imporre un altro lockdown, anche da questo punto di vista siamo ancora più pronti del mese di marzo, dove chiaramente ci aveva presa alla sprovvista. Jacopo, linea a te per una considerazione, una domanda con il direttore scolastico del Mecenate. A cui ovviamente do il buon pomeriggio ringraziandolo per la disponibilità. Professor Sgroi, io la mia domanda di fatto è un po' più di sistema perché siete andati giustamente nel particolare per quanto riguarda il vostro istituto con Paolo Renzetti. Si sentono, c'è stato un momento in cui ovviamente la necessità di dare un futuro agli alunni, alle scuole,
è stata molto forte. Nel momento del dunque mancano non tantissimi giorni, da più parti molte istituzioni dicono beh, insomma, forse un po' presto, non sappiamo se siamo pronti. Ecco, una domanda di carattere generale, ma secondo lei la scuola italiana potrà reggere dal 14 settembre in poi, oppure è una data probabilmente forse troppo a ridosso di un periodo strano come quella dell'estate in cui ci sono le vacanze, le ferie? Ma guardi, il 14 settembre potenzialmente non è una data ridosso, nel senso che sapevamo già da mesi che il 14 settembre sarebbe cominciata la scuola, non a caso siamo pronti. Il problema è che spesso le scuole di Stato hanno delle lentezze burocratiche che non permettono di raggiungere gli obiettivi facilmente. Quindi sì, il 14 non dovrebbe essere presto, però non credo che le scuole siano pronte, perché stanno ancora cercando degli spazi, non sono arrivati i banchi singoli. Alcune strumentazioni non sono ancora adeguate, quindi probabilmente per loro è presto, se mi permetto una battuta, è come quando in montagna nevica il 31 dicembre e dicono non ce l'aspettavamo. Beh, è difficile non aspettarsi il 31 dicembre cominci la scuola. Ora il lockdown è cominciato a marzo, sono passati 6 mesi, dico, con una buona programmazione verosimilmente il 14 si poteva cominciare senza problemi. Dunque così, professor Sgroi, dunque si partirà il 14 settembre. Io la ringrazio per il contributo in diretta nel corso del nostro TG. Grazie al direttore scolastico dell'Istituto Paritario Mecenate di Pescara. Da Pescara è tutto, grazie a Roberto Pulimanti per l'assistenza tecnica. Linea allo studio.